Martinelli ha raggiunto il limite di sopportazione perché l'ho visto intervenire. Io ero a casa, seguivo ovviamente questo nuovo stadio circa 2 o 3 giorni fa, che ha detto: io sono qui, però se qualcuno prova a prendermi in giro mi alzo e me ne vado perché sono furibondo. Cioè, ha perso, ha mollato gli Non è il onori. giorno, non è il giorno di esagerare con gli scherzi Allora dimmelo subito e con prima. le perculate. Ho detto, non è il giorno. Ecco, l'altro giorno. Adesso si è un po' ripetuto. So che lei avrebbe confidato, ero talmente furibondo che Sì, è ho vero. litigato furiosamente con mia moglie. Magari la moglie Martini avrà osato dire che poi l'espulsione non ci. No, Non era, cioè che il gol se non era la da stava annullare. prendendo con lei, con qua. Ecco. Com'è? Cosa ho fatto io di male? Perché diceva che c'era un ritardo. C'era un ritardo che avevamo un appuntamento urgente Causato e lo dalla ha nostra. voluto interrompere una certa cosa e proprio in quell'istante Sì. ha fatto gol Gol Genoa. Ma credo che l'unico ritardo fosse quello del Milan in classifica. Milan. Insomma, c'è una difesa con praticamente due che debuttano, tra virgolette, dopo un lungo stop, che sono Calabria e Romagnoli, no? Calabria non gioca titolare da 2 mesi e mezzo, Romagnoli non gioca un minuto da un mese. Ecco, quindi insomma questo la dice lunga, in attacco ritorna Messias e poi c'è Ibrahimovic che insomma croce delizia. Spregiudicata, Fabio, Messias, Diaz, Leao con Sì, molto Ibrahimovic, spregiudicata la è molto formazione. coraggiosa. Molto coraggiosa, anche perché Tonali e Krunic a sua volta non è proprio un mediano. Poi siete Gambe. d'accordo invece con le scelte del vostro allenatore Allegri? Eccola qui. Abbiamo poco da Non è dire. In che noi questo momento non Allegri è ha confermato l'indisposizione per una fortissima gastroenterite di Matthijs de Ligt e quindi vedete Rugani al centro della E questa difesa. una volta la spalla, una volta c'ha gastroenterite. Ma non poteva fare Proprio come in Berrettini. questa giornata non ci voleva. Rugani però arriva da 4 partite consecutive, quindi se Però non altro non viene permettetemi, tirato fuori anche dal la vostra freezer. difesa, Non è come quella del che Milan, è una difesa un po' a malpartita. non ridiamo noi di certo. Chi è che ha avuto più? Guardi in avanti il movimento di Calabria, l'inserimento per lui, entra in area, rigore, daccelo! Cade a terra Calabria, si gioca ancora! No! Fallo in attacco! Fallo in attacco, ma come? Ma questo è fallo, eh! Questo è Allora, rigore! Alessandro su buoni, Calabria. buoni, buoni. Allora, non mi sembrava che ci fosse rigore, forse dopo aver fischiato fallo di mano magari di Calabria in area. Allora, vediamo un po'. Spalla contro spalla. No, l'ha preso, gli ha preso la gamba destra. Dai, questo è rigore. Gli ha preso la gamba destra. Ma no, allora, ha preso la gamba. Tecnicamente parlando ci può stare il Questo è rigore. rigore. Se fosse a pari partite già avreste sentito ai cardi urlare rigore. Allora, secondo me è un rigore al 50%. Non ce lo dà, non Provo a ce spiegarvi. Provo a spie lo né può intervenire l'arbitro. Poi chiamate Bonfrisco per cortesia. Praticamente Calabria entra in area da questa posizione e Alessandro, che gli è a fianco, diciamo, ha un contatto. Calabria anticipa un po' con la punta del piede, sono tutte e due in corsa e c'è un po' una spallata, ma anche una cosciata ai danni di Calabria, che a mio avviso cade per il E ci dà il contatto. fallo contro, poi. Credo, se mi permette, che siano quelli che Rocchi e il mio amico Non fischiare Marelli chiamano rigorini, cioè non proprio il rigorissimo, però effettivamente. Secondo me, però, Calabria è bravo a prendere posizione e prende E lo fallo. butta giù. E c'è rigore. Secondo me. Tenti intanto Proprio Revetti. Locatelli con un lancio di colpo piede Dai. trova Quadrado a ridosso del Sì. limite della finta di Daniele Romagnoli. Quadrado sinistro! Palla fuori dal limite, posizione centrale. Aveva svoltato verso il centro all'altezza della lunetta il sinistro di Quadrado. Palla fuori di un metro, Quadrado metro e che ha mezzo. Da qua saltato Romagnoli è Romagnoli con andato. facilità Fatto irrisoria. Si prepara al limite dell'area. Guardate, punta Romagnoli. Scusate, eccolo qui. Punta Romagnoli, finta, lo lascia sul posto. Arriva qui. Tira, ma il suo diagonale è molto lontano dai pali. Attenzione a Leao, si sovrappone anche Teo Hernandez, punta Cuadrado, lo salta, si accentra Leao, va dentro ancora l'appoggio verso Messias, prima intenzione Leao, Dai! limite dell'aria, può tirare Leao, parata di Szczęsny! Ma va, che Mamma parata mia, la sempre con noi questo parata! qua! Szczęsny si Allora, distende col il tiro di braccio Leao era un po' teso. centrale, era una bella l'iniziativa Messias-Leao, Leao Oh, arriva al limite, tiro quasi da sotterra, non molto angolato, forte ma però non angolato, potente. Szczęsny a spingere. E palla noi, Brahim Diaz su Locatelli, attenzione Brahim, tre Blocca! quarti sulla destra, l'appoggio verso Messias. Ha davanti a sé Alessandro, lo punta, vertice, finta il cross, l'appoggio verso Calabria, al limite, se la portò sul sinistro. Forse ha preso la traversa, No, alta. non credo. Che un bel sinistro diagonale di Calabria, sinistro. però mi Ci ha pare già un fatto un gol palmo così sulla traversa. Calabria. Vediamo se ha preso la parte alta della traversa. Ha un Locatelli. po' dormito Locatelli prima.
e poi vediamo il tiro di Calabria e la palla passa diciamo 30 centimetri sopra la traversa. Chino perde tempo ed esciglia il cross direttamente alla Morata di testa. No! Poteva direzionare meglio, è andato poco convinto, palla rischio per via, perché larga. Calulu si era perso un po' Morata di testa da posizione fallo, molto favorevole, entra coi piedi giù, poteva fare meglio. Con Calabria, se la porta sul sinistro, il cross dentro per Giroud, tutto solo, la sponda per nessuno, ma guarda la porta! Un bel difensore Giroud! Ma girala in porta! È un buon difensore! I bufaliti miei! Guardate, chi è che ride sguaiatamente così? Allora, c'è un cross di chi? Di Calabria? Di Calabria. Di Calabria. La palla va sul secondo palo. Guardate Giroud che cosa fa. Scatta, arriva qui e quando arriva qui di nessuno, testa no. La mette in indietro dove lo ci sono Chiellini. Lugani non c'è neanche più, Lugani. Non c'è la marcatura. Lo lascia. Quadrado, il cross. C'è solo di testa, bravo. E poi Messias, via, pericolosa, palla che rimane lì. Attenzione, a terra Morata non è fallo. Fallo di mano alla Juve. Ma perché non ha urlato di gol? Icardi, lei non sta bene stasera. Ma siamo pazzi? Non è il solito Icardi. Lei è il Morata della trasmissione stasera. Ma io col Milan non... Comunque sul cross di Quadrado era 5 contro 1. Allora c'è stata una follia in area di rigore, dobbiamo dire la verità, di Messias. Attenzione ancora Messias. E poi la palla gli è rimbalzata, la Juve dice forse su un braccio. Cerca di stoppare una palla che arriva qui, anziché metterla fuori di testa, cerca di stopparla, la stoppa male, gli passa davanti Morata e Messias, che sta cercando il pallone, in realtà colpisce il piede di Morata. Tecnicamente parlando è un fallo, tecnicamente parlando è un rigore. E attenzione, tanto la Juve direttamente per Alexandro nel rigore, ma Calabria che gioca da 2 mesi e mezzo più veloce. E poi sentiamo anche Martinelli, Bonfrisco, mentre entra Salemakers per ragione Martinelli. È entrato Benasserra per Diaz e Salemakers credo per Messias. Ecco, è un rigore che si poteva dare, così come si poteva dare quello per il Milan. Molto male, va Teo Hernandez al limite, prova a sfondare il sinistro, parato centrale. Finalmente Turbo Hernandez, però c'era una munizione per Quadrado, la seconda gli ha tirato un calcione. McKennie attacca la linea da sul centrodestra, serve poi di balla il cross e per Bernardeschi sul palo lontano di testa. Nostra. Bernardeschi palla sul fondo, palla un po' lunga per Salemakers che va a recuperarla sull'out, ha davanti a sé Alexandro, lo punta, il raddoppio, si sovrappone ancora Benasser che riceve palla, guarda dentro al limite Krunic. La sponda per nessuno, ancora Krunic, anzi Benasser appunto tre quarti centrale, pressato, larga sulla destra, c'è tutto solo, Salemakers, il cross non lo fa, punta, se la porta sul sinistro, il cross arriva adesso e poi la girata di testa, ma una mozzarellina fa Parata di Cesi, molto bravo, molto lucido, e questa era la palla di Giroud, ha fatto palla uguale, ha fatto gol, ecco, diciamo che in tutto il secondo tempo questa è la migliore occasione per il Milan. Ancora 20 secondi, Ken tiene dentro il pallone col tacco, attenzione, e Ken cambia gioco così, ma chi? Ken sbaglia completamente il cambio, ribalta e scalaventa la palla finita, in fallo laterale e direi che finisce così, mentre si accascia di nuovo Romagnoli. Attenzione, questo potrebbe essere preoccupante, e vanno a vedere come sta i suoi compagni. 0-0, come dire, ecco, ride solo l'Inter, il titolo che giustamente fa la nostra redazione, però dobbiamo dire la verità. Speriamo che sia un pareggio faciale, però questa risata di Lei spesso la butta ancora su questo. Ci manca solo quello. Però... ce l'ha curato tutte con questo. Esatto, anche mancava la paresi facciale. Però questo è un pareggio, permettetemi, che sia un po' di sconfitta per entrambe le squadre, no? Perché